Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovissimo video di Robby24. Oggi non siamo in un gameplay, non siamo in una recensione, niente di niente, neanche in un tutorial. Siamo qui, diciamo, altro siamo con Jump. Un video, come possiamo dire, assai misterioso. No, non misterioso. In un video, sì, ecco. Perché, allora, come sapete, è passato un mese dall'uscita di Black Ops 3. E noi vorremmo esprimervi esatto, il nostro pensiero, cosa pensiamo. Allora, di ogni singola modalità. Potrei dire veramente tante cose, però voglio partire con calma. Allora, esatto. Sappiamo, allora, Black Ops 3 è uscito appunto il 6 novembre, tra l'altro ovviamente c'è chi già ci ha giocato con la beta, come ovviamente Jumper e Sasha l'hanno parlato prima esatto. di me. Cioè la beta, ero rimasto. Siamo rimasti veramente colpiti da questo gioco. Ci è piaciuto, io l'ho preso poi la bella una settimana dopo, ma comunque lasciamo, questi sono dettagli. Poi, cioè, l'ho comprato. Lo abbiamo comprato, l'abbiamo provato. Come dire, siamo rimasti un po' spiazzati. Perplessi e spiazzati. Non sappiamo neanche non sappiamo dirlo a parole. È una cosa strana. A primo impatto il gioco ci è piaciuto veramente tanto. Tantissimo. Il problema, anzi non partiamo subito con i problemi. Partiamo dalle modalità. Allora, esatto. La campagna non, sinceramente non c'è niente da dire, anzi a me è piaciuta per quello che ho giocato della campagna. Però sinceramente non ci ho trovato difetti, tranne ovviamente ogni tanto qualche bug, vabbè, piccolezze. Una classica campagna, anche molto più, tra l'altro più lunga di tutte le altre serie di COD. Guarda se mi impaccio. Esatto, vabbè. E ha questa narrazione che ti lascia molto colpito. Poi c'è una seconda campagna che si sbloccherebbe in teoria finendo la campagna. Ma quella ne di quella l'ultimo update hanno fatto sì che. Ma di quella ne parleremo dopo. Ne parleremo dopo. Esatto. La campagna ovviamente. Aspetta. Andiamo con ordine. La campagna può essere giocata sia da soli che in multischermo. E questa è una novità che tante persone hanno richiesto. Novità, vabbè. Era anche su Discord. In multischermo su PC no. Vabbè, però sempre una grande. Cioè, da ricordare che lo split screen c'era anche su console, quindi. C'è sempre stato su console, però l'abbiamo richiesto anche su PC e finalmente hanno messo questa opportunità. Sempre la campagna, tra l'altro si può giocare appunto anche in split screen e online. Multiplayer è il classico di COD, non è cambiato pressoché nulla. Le mappe sono più armi, gli specialisti. Hanno aggiunto anche un sono praticamente un allora, se su Advanced Warfare noi potevamo personalizzarci il personaggio con volto, faccia e cazzi e mazzi, con le gambe e tutto il resto, noi su Black Ops 3 abbiamo da scegliere 9 specialisti. Ovviamente li sbloccheremo, ne avremo 4 o 3 a disposizione ai primi livelli e poi dopo pian piano salendo di livello ne sbloccheremo altri, cioè gli altri 9. Nel multigiocatore le armi sono state un po' modificate, hanno qualcosa di, come dire, più futuristico. Il gioco è ambientato nel 2065, nella storia anche nel 2070. Mappe più grandi, anche, cioè praticamente è la stessa, è pressoché identico ad Advanced Warfare, solo che è stato leggermente migliorato e gli scatti improvvisi sono stati rimossi, cioè praticamente non ci sono più quegli scatti laterali, non esistono più. Non c'è l'exo appunto, ci sono stato il doppio salto e la cosa. Secondo me il multiplayer è stato anche migliorato nettamente, infatti io ci gioco abbastanza, cioè mi piace, cioè gioco molto a dominio, quindi posso dire che mi piace molto. Quindi il multiplayer più o meno è sempre lo stesso, un po' aggiornato, ma in sostanza è sempre il tipico multiplayer. Lo stesso. Passiamo alla zombie. La zombie non è più la classica modalità che, cioè la classica modalità bonus introdotta da World at War, tra l'altro, ma ha proprio una sua storia. Non è più una, cioè è una modalità a sé stessa. Ha una storia sua,
non è più una bonus. Ovviamente al momento abbiamo soltanto due mappe, E Shadow The Giant. of Evils e The Giant. Con i Ma abbiamo anche DLC una verranno aggiunte mensa altre mappe. che, vabbè, vi spiegherò in futuro come sbloccare. Molto semplice. La Dead Ops Arcade, che vabbè, è un po' difficile da sbloccare. Dead Ops Arcade 2. Difficile poi. Con l'implemento della prima persona a round più alti, tra l'altro. Bella sta cosa. Esatto. Perché chi Poi, non ha mai sognato di giocare alla Dead Ops Arcade 2 in prima persona? Birichini. continuiamo alla zombie. Diciamo che allora parliamo un attimo di Shadow. Allora, tu parla di Shadow Evil. Io poi parlo di The Giant, che essendo l'unico che ha il Season Pass. Shadow Evils ricorda molto Mob of the Dead, diciamo, Vagamente, proprio. vagamente, vagamente Mob of the Dead. Non Perché per sono ambientate tanto, nello stesso periodo. ecco, nello stesso periodo, e ci sono, vabbè, ovviamente anche i rituali, tutte quelle cose lì, vabbè, cose strane, però belle, strane ma belle. Ma Infatti chiudiamo noi qui. per sbloccare il patch dovremmo fare questi 5 rituali, appunto. No, sì, 5. Cinque rituali, sì. Oddio, un attimo, un lapsus. Appunto di ogni personaggio. Ora, vabbè, la mappa è un po' più grande, gli zombie sono stati migliorati. Vabbè, sono sempre gli stessi zombie. Sono stati un po' variati, Poi la mappa vabbè, è anche alla quello fine che fine piccolina. è. No, vabbè, neanche tanto piccola. È, diciamo, di una grandezza media, perché alla fine poi se cominci a fare rituali la mappa si sblocca, diventa sempre più grande, quindi diventa un po' un casino. Tra l'altro è tornata la modalità bestia, che poi sarebbe tipo la, come si dice, l'afterlife di cose, Mob of come the si chiama? Dead. Di Mob of the Dead. Per The Giant lascio la parola a Jumper, perché solo Allora, lui ha il DLC. Il esatto, Season come Pass. sapete, The Giant è il remake di Dead Rise, mappa ovviamente nata su Call of Duty Black Ops, sì, Black Ops, buonanotte, Call of Duty World at War. E siamo dopo Origins, i personaggi sono lo stesso Nikolai, Tucker e Dempsey, e Richtofen poi, buonanotte, oggi proprio ragazzi ho dei lapsus assurdi. E inizia con praticamente Richtofen che ammazza il Richtofen vecchio. Il Richtofen di Origins ammazza il Richtofen classico che noi ovviamente conosciamo da Black Ops 1. Questo cosa comporta? Comporta a degli avvenimenti temporali che appunto scasinerebbero tutto il mondo. Ma non è questo quello che interessa, a noi interessa la mappa della storia, ci parleremo poi in un altro video. La mappa è praticamente non identica, però è la stessa, alla fine è la stessa del Rise, soltanto è in un'ambientazione con la neve. Ci sono molti easter egg e la cosa che caratterizza appunto la mappa è che il pack-a-punch è facile. Facile da sbloccare, non è da scervellarsi come sull'altra Shadows of Evil, ma è molto, molto semplice, cioè basta collegare questi tre mainframe e basta. Poi un'altra caratteristica che rende questa mappa bella è che è una classica zombie, quindi cioè io appunto ho comprato il Season Pass, che secondo me è stata un'idea geniale, appunto per giocare a The Giant, perché è una mappa ma ve la consiglio caldamente quando uscirà standalone, perché adesso è disponibile solo a chi ha il Season Pass, tanto penso costerà 5€. E ha il solito feeling con Dead Rise, cioè quindi se siete dei boss su Dead Rise, io tipo sono un boss su Dead Rise, uno di quelli della Madonna, io adesso non esageriamo, su The Giant dovreste sapere quasi tutto, a parte vabbè la storia delle caramelle, gli easter egg della Flytrap, che vabbè, Ecco, mi ero diventerà Mr. dimenticato, Hopper. d'altro, mi ero dimenticato che su Shadow Fables ci sono anche le caramelle, che sono tipo i bonus, cioè sono tipo i perk, Esatto, anche su The solo Giant. in modo alternativo. Cioè sono caramelle che danno delle specialità momentanee, tipo, che ne so, c'è un'abilità che dura 20 minuti e tu se vai a terra per 20 minuti tu puoi stare tranquillo, non muori. Per modo di dire, ovviamente, poi vabbè. Non è che sia altro granché, però vabbè, comunque. Tra l'altro su The Giant approfondiremo in un altro video pure, perché così ne stiamo parlando anche in modo Approfondirò. superficiale. Approfondirai tu, perché io non ce l'ho. Quindi, tra l'altro, Bene. metterò delle immagini qui, tanto per farvi capire come la mappa un pochettino. Passiamo. Passiamo alla modalità incubo. La modalità incubo
E la zombie, la storia della zombie. E secondo me, che l'ho finita tutta, è una roba pazzesca, proprio così, è una roba pazzesca. Non ci sono bug, non c'è niente di niente. L'unico difetto, diciamo, che ogni tanto si bloccano i checkpoint, si bloccano i vari punti dove devi andare e ti tocca salvare, uscire e ricaricare il salvataggio. Quella lì è un po' una pecca della modalità incubo, però tutto sommato è una bella modalità, tante missioni. Praticamente è la storia fatta zombie, è questo. Cioè, parte dal disastro della Coalescence, tutte le altre, cioè, come dire. Poi il tutto parte dalla Coalescence, poi la storia come dire, si dilunga in modi che non me li posso neanche dire, perché così, come dire, come si dice? Vi sto spoilerando la modalità praticamente. Niente, questa è tutta la modalità incubo e basta. Poi di COD diciamo che non c'è niente. Se dobbiamo passare ai difetti del gioco, ce ne sono veramente tanti. Troppi, Ma adesso troppi. voi prendete la parola tanti e mettetela tante volte quanto è la parola. Ecco. Ok, da questo punto del video ci sono stati dei problemi con il file audio, e quindi non me lo leggeva, non partiva l'audio, ci sono stati veramente tanti casini. Quindi ve lo rispiego in poche parole. Parlando dell'ottimizzazione, ci sono veramente tanti, tanti difetti. È stata veramente fatta male. Infatti io e Jumper abbiamo avuto molti problemi durante il gameplay, così come Sasha, così come Francesco e tutti gli altri. Nonostante abbiamo schede grafiche, oddio, io e Sasha non molto potenti, però che reggono abbastanza bene i giochi di ultima generazione, mentre Francesco e Jumper hanno schede grafiche veramente potenti, tipo la 960, che dovrebbe andare bene come scheda grafica per reggere Call of Duty, mentre abbiamo avuto veramente tanti problemi con l'ottimizzazione. Un altro problema, appunto, è stato anche il fatto che i video, cioè praticamente il caricamento del gioco, l'hanno rimesso sotto forma di video. Avete presente la schermata iniziale quando carica Activision, Treyarch e tutte queste schermate? Ecco, non si possono skippare. Quindi ogni volta che noi avviamo il gioco dobbiamo andarle a guardare. E questa è una cosa veramente che ci ha fatti incazzare. Tra l'altro la modalità incubo è stata veramente anche questa ottimizzata male. Ma non tanto perché il gioco, cioè perché la modalità in sé è brutta, ma perché anche con tutto al minimo, in certe missioni, il lag è veramente pazzesco. Ovviamente sto parlando per me e Sasha, che abbiamo una scheda grafica non molto potente, ma questa è una cosa che ci ha fatto veramente incazzare. Quindi vi do il saluto finale, purtroppo Jumper non ha potuto finire con me, perché appunto c'è stato questo problema con il file audio e ho dovuto rispiegare le ultime parti del video io. Quindi da Robby24, saluto anche per Jumper, è tutto. Noi ci rivediamo al prossimo video.